Beh, oggi è la festa dell'unità regionale a Cosenza, abbiamo colto l'occasione per chiamare a raccolta i nostri amici, i nostri compagni, i nostri iscritti con una presenza importante che è quella dell'onorevole Guerini. Sono giornate di dibattito, di interviste, sono giornate in cui il cuore pulsante del Partito Democratico dice la sua qui a Cosenza sul futuro della nostra regione e sul futuro di questa città. Forse Ernesto Magorno si aspettava più gente di quanto in realtà non abbia preso parte ai lavori dell'Assemblea regionale del PD che si è tenuta mercoledì a Cosenza. A dire il vero, qualche segnale sulla scarsa affluenza era arrivato già quando, all'orario previsto per l'inizio dei lavori, l'aula del Consiglio provinciale che avrebbe dovuto ospitare l'Assemblea era praticamente vuota. Solo parecchi minuti più tardi, l'arrivo di alcuni dei big del Partito Democratico Calabrese, anche se il clima era più da ultimo giorno di scuola che da ripresa dei lavori dopo la pausa estiva. Ma perché i lavori prendessero il via era stato necessario attendere fino alle 18.10, quando, all'arrivo di Oliverio, anche il vice segretario nazionale Lorenzo Guerini e il segretario regionale del PD comparivano per entrare insieme a lui e offrire ai fotografi lo scatto del giorno. All'interno, complice anche il caos in Parlamento per le modifiche alla riforma del Senato, avevano intanto trovato posto solo una cinquantina di persone tra dirigenti di partito, consiglieri regionali, ex amministratori locali e qualche componente della direzione regionale. Nelle due ore di dibattito, poi, non molti contenuti di particolare rilievo, nessun riferimento, neanche lontano, alla vicenda dell'interdizione di Oliverio da parte dell'ANAC, eppure il tema delle nomine dei commissari dell'ASP era venuto fuori a più riprese. Ad essere invece caldeggiato da più parti, il sostegno a Renzi e Oliverio. Un concetto già sottolineato da Magorno qualche giorno fa a Catanzaro, quando il segretario regionale chiese ai parlamentari calabresi di appoggiare il governo Renzi senza se e senza ma. Ma il tema dell'unità interna del partito è controverso, così era stato lo stesso Guerini ad ammonire il PD calabrese. Oggi è un partito che discute, è un partito che non deve avere, diciamo così, uniformità di idee, ma deve trovare dentro la dialettica, dentro il dibattito, che è, io credo, lo spirito di un partito, deve trovare però la responsabilità e la consapevolezza della missione che gli è stata affidata. Ci è stata affidata in questa regione la responsabilità di essere una delle forze che governa la Calabria per i prossimi, governerà la Calabria per i prossimi 4 anni, perché 4 anni e mezzo, giusto? E quindi insomma dobbiamo andare avanti in quella direzione. Un messaggio netto quello di Guerini: i panni sporchi si lavano in casa, chiarite tutte le diatribe interne perché c'è una regione da governare. E Oliverio questo messaggio lo aveva accolto provando a farlo suo. Nell'ambito della festa regionale dell'unità è stato importante aver convocato l'assemblea, perché l'assemblea alla ripresa, dopo la pausa estiva, riaccende appunto i motori dell'iniziativa di un grande partito che ha una responsabilità di governo appunto che è centrale, perché non bisogna dimenticare che il PD è la forza centrale dello schieramento che governa la regione.